Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi andremo a far visita a Monte Cornacchia. Siamo arrivati a Castelluccio Valmaggiore, abbiamo parcheggiato al campo sportivo e pian piano stiamo camminando, stiamo seguendo il sentiero che dovrebbe essere lungo ben 18-19 chilometri ad Anello. Siamo già stanchi. Riusciamo a volare oggi con i droni? Sicuramente no. Porca miseria. Questo impedisce la corretta aerodinamicità della PR. E dunque i setti di aria della portanza si staccano. E vola e poi a terra. Vabbè, non ho capito niente, comunque hai ragione. Arranca! Arranca! No! Ragazzi, eccolo là, manca poco e siamo arrivati sul Monte Cornacchia. Quello è il rifugio, quella è la croce che abbiamo fatta. Eccolo là. Dove segna il punto più alto del Monte Cornacchia, dovrebbe essere 1151 metri, restaurato ad agosto. Veramente bello, dopo andremo a vederlo dentro com'è. Thank you.
Bellissimo. Sono delle panche, ci possiamo sedere dove magari consumare un pasto o qualcosa. Un panino. Un panino. Dopo andiamo a vedere un'altra parte che abbiamo visto che è occupata da dei ragazzi. Sì, è il peso per loro. Abbiamo lasciato Monte Cornacchia e siamo scesi per un altro sentiero che ci ha portato al lago di Pescara. Guida, cosa? Non lo so, guida, cosa ne pensi di questa avventura? Il vento ci accompagna sempre, come potete ben sentire. Questa è l'unica cosa paura, non so io che ne rompresco, ma conviene fare un'ora in più di macchina, però io vado veramente in montagna. Dovrebbero mancare circa 4 km alla macchina, forse meno. Quindi cioè che prima ne mancavano due, ora ne mancano quattro. Ci stiamo allontanando. Probabilmente arriveremo a piedi a casa e non ce ne accorgeremo. E allora siamo arrivati alla fine di quest'altra avventura. Mancano più 5 km. Mancano. Siamo un po' distrutti. Abbiamo fatto praticamente il miscele molfetta tre volte. Pareri su questa escursione da 20 km? Ma 20, da 30! 30! Dai! Ma no, la parte da Castelluccio al lago non è assolutamente una cosa. Ci ha lasciato un po' la mare in bocca. Niente, non troppo ne vale, asfalto. Non ne vale assolutamente la pena. Troppo asfalto. Dobbiamo trovare dei sentieri più idonei ai nostri più gusti. Naturalistici. Però la parte, diciamo, di Monte Cornacchia col suo rifugio era bella. Dai, sì, dal lago su in su era bello. Ok. Quindi adesso ce ne torniamo a casa, ognuno per la sua strada. Tutti per uno, tutti per uno. Goodbye. Alla prossima.